ritrovati, questo è TG Venezia, l'informazione costante in diretta di Rete Veneta. Vi facciamo vedere adesso, nel prossimo lungo servizio, i fatti più importanti, più caratterizzanti di questa settimana. Vediamoli insieme. Domani 12 dicembre sciopero dei medici ospedalieri, 24 ore di agitazione dove verranno garantiti soltanto i servizi essenziali, vale a dire pronto soccorso, interventi non differibili e visite mediche urgenti. I medici ospedalieri non ce la fanno più, non ce la fanno più a vedere negato il rinnovo del contratto nazionale e non ce la fanno più proprio perché avanti con l'età anagrafica si stanno sobbarcando la qualità dell'assistenza negli ospedali insieme ovviamente al restante personale del comparto. Domani per l'intera giornata o turno di lavoro l'erogazione delle prestazioni potrà subire dunque ritardi o disservizi. Insomma, l'agitazione perché manca il personale medico sufficiente nei vari reparti e addetta anche del sindacato per il peggioramento delle condizioni di lavoro più che usurante. Senza poi avere il necessario numero di medici per sopperire quelli che andranno in pensione. Per il nostro territorio parliamo del 40% dei medici ospedalieri che nei prossimi 10 anni uscirà, con meno del 20% che ha meno di 40 anni. Evidentemente chi esce non verrà sostituito dai giovani che sono entrati e questo potrà, se non con un'adeguata programmazione, portare al collasso il nostro sistema. Dopo il decimo assalto tra rapine e furti subiti in via del Vaso è ancora chiuso il negozio di Giovanni Pertutti Gianni Ferraresso, 68enne di Dolo, colto da improvviso infarto e portato d'urgenza in ospedale dove è stato sottoposto al terzo delicatissimo intervento di bypass. Oggi dalla rianimazione è stato trasferito al reparto di terapia intensiva cardiologica. La sorella, una professoressa in pensione schiva e riservata, si è barricata in casa. Porte, finestre e scuri sono rigorosamente chiusi anche di giorno, al punto da far apparire la casa completamente abbandonata quando in realtà non lo è. Qui in Riviera, specie tra Oriago e Borbiago, la gente è più che esasperata, inerme e sotto shock. Con una laurea in tasca per trovare lavoro è dovuto migrare negli Stati Uniti. Questa è la storia di un professore veneziano che dopo 30 anni di splendida carriera universitaria a stelle e strisce, ora come riscatto è tornato nella sua Venezia. Ha aperto un'attività e ha deciso di dare opportunità lavorative ma soltanto e rigorosamente a veneziani del centro storico. Lui è Fabio Carrera, veneziano 55enne di Sant'Elena. Abbiamo questa impresa a Venezia che è appena nata, che ha come obiettivo creare altre imprese, cercando di tenere i talenti, giovani talenti veneziani a Venezia prima che emigrino da qualche altra parte come ho fatto io. E l'obiettivo è di creare 120 posti di lavoro in 5 anni. A Venezia? Venezia centro storico? Tutti a Venezia in centro storico. Tra ambizione e conoscenza l'obiettivo è quello di realizzare una Silicon Lagoon made in Venice in ambito tecnologico, richiamando anche da fuori i veneziani costretti a trasferirsi per ragioni di lavoro. Sì, ne stiamo già tirando da fuori, diciamo, però sì, tutti e due, sia importazione di nuovi residenti sia ritenzione a tenere quelli che ci sono già. Allo studio degli uffici di Cafarsetti ci sono nuovi percorsi turistici per reindirizzare i visitatori della città in zone diverse da quella marciana che potrà essere chiusa in caso di eccessiva presenza. Stiamo procedendo con l'esame dei diversi software collegati a telecamere contapersone, annuncia il sindaco Luigi Brugnaro. Si tratta di tecnologie nuove che stanno venendo valutate dai nostri tecnici. Dobbiamo trovare la tecnologia giusta, abbiamo trovato una tecnologia però è ritardata di 15 minuti, cioè tu hai il numero delle persone che passano 15 minuti dopo, è troppo tardi, allora stiamo cercando altri sistemi, stiamo girando l'Europa, sempre in silenzio, perché l'idea poi è poter contare quanta gente entra nell'area marciana, cioè il delta tra entrate e uscite di tutta l'area, a quel punto possiamo fare una serie poi di ulteriori provvedimenti. Lo stesso sistema verrà poi impiegato per il monitoraggio e la gestione dei flussi in altre zone critiche della città. Contingentare gli arrivi dei lancioni nelle varie aree. Stiamo studiando e capendo come funziona, come ha funzionato negli ultimi 30 anni. Un caos perché si sono aggrovigliati interessi di ogni genere. La situazione qua sta peggiorando. Ormai è già stato così da anni è così. Però adesso sta peggiorando, perché è una cosa che noi dobbiamo cercare una maniera di fermare, perché sta rovinando tutto. Ogni giorno qua ci sono lasci di bottiglie, litigi, sangue sulla strada,
i bambini guardano dalla finestra, quindi non so come, cosa spieghiamo a questi bambini. Magari un bambino di 6 anni, 8 anni che vede le persone che tirano i pugni. Quindi per quello che abbiamo detto, questa cosa deve fermarsi. Questa volta a parlare non sono gli italiani, ma i cittadini stranieri che in via Monte San Michele a Mestre ci lavorano. Hanno le loro attività e anche loro sono stanchi dei continui episodi di degrado e criminalità. E anche il casino, chi che solo rambia, porti bottiglia, spoccano in terra, fai tutte cose. Anche quando gente vuole venire a comprare qualcosa. Io ho molto paura, anche qualche volta quando succede qualcosa, sempre io chiudo il mio, sempre, ogni volta. Troppo casino, tutta gente fuori strada, fumo, casino, bevi, no, non va bene. Per tutti, anche tanta gente non paura passare qua per comprare qualcosa. E voi così non lavorate? Sì, meno tanto lavoro, un giorno, così. Per questo anche loro, vittime della criminalità, hanno fondato l'associazione Zero Degrado, la cui targhetta viene indossata come una collana dagli attivisti. Siamo sempre stati contro questa cosa, quindi abbiamo provato, magari le forze di ordine stanno anche provando, quindi vogliamo dare una mano per quello che noi abbiamo fondato questa associazione Zero Degrado. E oppure i cittadini sono coinvolti già, perché erano con noi ieri. Tutti vogliamo dare una mano per sistemare questa cosa in qualche maniera. Aiuto noi a dire polizia. Quando qualcuno di nostra associazione chiama, loro vieni subito. Per quello. Quella è una cosa importante. Un segnale forte proprio da quei cittadini che a volte ingiustamente vengono considerati poco onesti per il colore della loro pelle. Cronaca, politica, ma non solo, costume, lo sport, tante notizie avete sentito questa settimana. Io vi ringrazio per la vostra cortese attenzione, per essere stati in nostra compagnia. Vi auguro un buon proseguimento con la programmazione di Rete Veneta. Non cambiate canale.